Eccoci qua puntuali ancora una volta insieme per dare inizio a una nuova puntata di Prima di Tutto. Oggi è 6 dicembre 2017 e naturalmente anche oggi vi daremo conto di tutte quelle che sono le notizie presenti sui quotidiani. Non c'è, ma naturalmente l'argomento principale, quello che riguarda la fine dell'amministrazione Bruchi con il Partito Democratico che si riorganizza e torneremo a parlare anche noi di questo argomento in compagnia dell'ormai ex primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi, che insomma lancia una sorta di sfida a Gatti in vista delle prossime elezioni amministrative, anche se lo ricordiamo, il primo cittadino non potrà eventualmente ricandidarsi perché già ha con sé due mandati sulle spalle. Ma andiamo subito a vedere i nostri quotidiani e vediamo su quali argomenti puntano l'attenzione. Il quotidiano Il Centro in prima pagina, falso dentista ferisce la paziente a Nereto, denunciato un odontotecnico, scatta il sequestro dello studio. E poi la fotonotizia, i cittadini di Canzano esasperati dalla frana, centro inaccessibile alle auto da aprile. E naturalmente centrodestra pezzi, Brucchi sfiderà Gatti dopo la caduta. Inchiesta tangente a Giulianova, Mastropietro rischia un processo bis. E poi rubate 4 auto, 2 ritrovate in Puglia, sono state rubate in una frazione di Rosseto degli Abruzzi. Lo sfogo di Ruffini, Rigopiano è mancato lo Stato, l'ex braccio destro di D'Alfonso dice su di me voci strumentali. Questo e tanto altro sul quotidiano Il Centro che andiamo a sfogliare e vediamo innanzitutto nella seconda pagina del quotidiano l'argomento è quello delle turbine, un appalto per evitare altre catastrofi, un bando di soli 10 giorni per comprare nuove turbine, scontro tra D'Alessandro e Febbo che accusa la regione di lentezza e disorganizzazione. Il consigliere del PD dice le offerte entro l'11 dicembre, per Natale avremo i mezzi. Ancora si ritorna alla lettera scritta col cuore da parte di Claudio Ruffini, Rigopiano, la paura e la vergogna, lo sfogo di Claudio Ruffini, io accostato strumentalmente alla tragedia. Ed eccoci qui a parlare invece adesso dell'ospedale di Pescara, in primo piano, super ospedale, Pescara lancia la sfida. Domani gli stati generali della sanità, medici, politici, associazioni vogliono escludere definitivamente Chieti. E qui vediamo appunto i due protagonisti della vicenda, mentre a fondo pagina Popolare di Bari cartolarizza altri 319 milioni, la banca pugliese che in Abruzzo ha rilevato la Tercas va verso la pulizia totale dei crediti difficili. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, vediamo subito quali sono le altre notizie, superando quelle di carattere nazionale ed internazionale e ci spostiamo adesso alla pagina dedicata all'Abruzzo. Amicizia lunga quasi 3 secoli. Ecco qui il punto di quanto accaduto ieri. Villa Badessa abbraccia il sindaco venuto da Tirana. Erion Veliai visita la frazione di Rosciano e l'unica colonia abruzzese in Abruzzo. D'Alfonso, conserveremo con ogni mezzo questo patrimonio culturale. E poi Ovindoli apre le piste. Da oggi si scia. Nuova illuminazione e Sky Cross. Pienone all'Immacolata con la festa del cioccolato. Sfogliamo ancora il quotidiano e siamo ecco qui alla pagina di Teramo. Dopo la caduta il centrodestra va diviso in tre verso le prossime comunali. La fine del modello Teramo mette l'uno contro l'altro, leader un tempo alleati, Brucchi e Tancredi pronti a contrastare l'asse Gatti-Chiodi ed è possibile un'alleanza tra Di Dalmazio, Morra e Di Stefano. E il sindaco riunisce i fedelissimi, cena nella casa di campagna per riflettere sull'epilogo e preparare la rivincita. E allora speriamo bene che ci siano novità uscite da questa cena che il sindaco ci vorrà raccontare. E poi il PD pronto a lanciare le primarie di coalizione, io continuo a dire sindaco, ma ovviamente si parla dell'ex sindaco e poi Minosse, ancora per quanto riguarda il Partito Democratico, apre alle larghe intese, Mariani fa l'identikit del candidato sindaco, dovrà lavorare a tempo pieno per la città e rinunciare alla vita privata. Queste insomma le giuste osservazioni probabilmente per poter oggi
ricoprire un incarico del genere, quale quello del sindaco, lo ha ribadito esplicitamente anche Sandro Mariani nel corso della nostra trasmissione. Dopotutto, la spaccatura imbarazza Forza Italia, il coordinatore Fanini si rammarica, 9 dei 13 del direttivo parlano di scelta responsabile. La vera cosa che balza all'occhio da questo comunicato stampa diffuso ieri da Forza Italia è che in realtà si prendono nella maniera più assoluta le difese di Gatti e Chiodi e quindi nessun sostegno all'esponente di Forza Italia, ovvero Maurizio Brucchi. Canzano, cittadini esasperati dalla frana, il borgo continua ad essere inaccessibile alle auto. Il sindaco Campitelli dice stiamo lavorando, ma non dipende solo da noi. Dirigente del Ruzzo, tutti bocciati, nessun idoneo al concorso, hanno svolto la prova in tre e sarà rifatto il bando. Un libro per sostenere l'ANFAS, la fondazione, il ricavato del giro del mondo in 10 CONI. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, le eccellenze della sanità, il trattamento anti-ictus, il Mazzini è nella top 10, la radiologia teramana è settima in Italia e seconda nel centro-sud dopo Roma. Nel 2017 eseguiti 69 interventi per via percutanea, il numero più alto dal 2011. Ricoverato in gravi condizioni l'ex primario di Giammartino, lo vediamo in questa foto, e poi ospedali Bollino Rosa, Teramo e Sant'Omero. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna premia i due reparti di ostetricia e ginecologia. Andiamo adesso a Crognaleto, rapina da 27.000 euro alle Poste. Tottea, armati di pistole e con casacche da postini, in due portano via i soldi per pensioni e tredicesime. E ancora andando in basso, Renata, il figlio Simone rivuole la macchina. Il giallo della pittrice Giulianova, nuova istanza degli avvocati per chiedere il dissequestro della 600. L'Associazione della Polizia premia i colleghi meritevoli, evento in memoria di Passamonti. Andiamo avanti con un'altra pagina del quotidiano Il Centro. Siamo a Nereto, ferita alla bocca da un falso dentista. Denunciati un odontotecnico che si spacciava per medico ed un odontoiatra di Roseto che gli prestava lo studio. Disagi per il ponte Stregone ancora chiuso. Civitella, il sindaco all'ANAS. I lavori dopo 6 mesi dovrebbero essere conclusi. Bisogna riaprire la strada. E dall'Adriatica resta grave l'operaio investito, retromarcia dal collega, l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Ancona. Appalti e mazzette in comune, Mastropietro rischia un processo bis, 8 nuove richieste dei PM, ci sono gli imprenditori Scarafoni con la madre, il presidente del consorzio Lido delle Palme è ancora travolto sulle strisce, l'uomo è morto per un'emorragia, i risultati dell'autopsia dell'incidente avvenuto sabato sera, pomeriggio dedicato al basket con il film Tiro Libero, domani al Moderno, in classe con frutta e verdura, progetto dell'azienda Palestini per l'alimentazione salutare nelle scuole elementari di Giulianova. Rubate 4 auto in una notte, 2 sono state ritrovate in Puglia, Roseto. I colpi nella frazione di Voltarrosto sono tutte Volkswagen, dunque attenzione, probabilmente sarà la marca di un'auto molto richiesta o comunque che piace particolarmente ai ladri. Le vetture rintracciate grazie al GPS, il sindaco di Girolamo dice ho sollecitato più volte la sorveglianza sul territorio e continuerò a farlo. E si torna a parlare di tassa di soggiorno e anche di Italia, Roseto perché è ancora scontro. Le associazioni degli operatori turistici tornano ad attaccare il primo cittadino di Girolamo. Una rubrica su Abruzzo chiama Europa, sul quotidiano Il Centro, Abruzzo in crisi dal 2000, ora si riparta dalla società. Queste alcune delle notizie che troviamo su questa nuova rubrica del quotidiano Il Centro, ma proseguiamo con le notizie che riguardano le località abruzzesi. Siamo adesso a Montesilvano, morto in ascensore 6 mesi per omissione di soccorso. Condannata con rito abbreviato, la donna nigeriana, inizialmente accusata di omicidio preterintenzionale di Pangiarella, 74enne, pensionato di Spoltore. Ancora sfogliando il quotidiano Il Centro, arriviamo alla pagina di Pescara. L'insegnante arrestata, maestra violenta, negate le ripetizioni. Il giudice del riesame respinge il ricorso della difesa di cancellare o ridurre il divieto di insegnamento per un anno. E un bimbo testimonierà sui maltrattamenti, disposto l'incidente probatorio. Le dichiarazioni dell'alunno schiaffeggiato entreranno a processo.
All'Aquila adesso vivevano all'estero con l'assegno INPS sul Mona, indagini partite 2 anni fa. 31 le persone denunciate per truffa alla finanza e c'era anche chi incassava la pensione di un familiare deceduto. Ricostruzione in linea dura su 108 pratiche ferme. Il sindaco Biondi, per chi non si mette in regola, pronta la revoca del contributo. Oggi l'intesa col Ministero della Difesa e Demanio per le caserme dismesse. Siamo adesso alla pagina di Chieti, assalto a Chieti, negoziante reagisce, tabaccaio mette in fuga il rapinatore. Bandito con la pistola irrompe nel negozio di via Sciucchi e pretende l'incasso. Il titolare afferra un bastone e lo fa scappare. Ottima presa di posizione dinanzi il malvivente. Megalò. Due, andiamo avanti, abbiamo tutti i permessi, il progettista Merlino, in arrivo 400 posti di lavoro, ristoranti, un mobilificio, conto alla rovescia per i lavori, non faremo concorrenza al piccolo commercio che probabilmente ormai, soprattutto nella zona di Pescara, possiamo dire già fa molta fatica, per non dire che a momenti non esiste più. Notte dei Faugni ad Atri fino all'alba, tra concerti, teatro e corteo di fuoco, questa è una delle notizie che riguardano la pagina della cultura. Ma proseguiamo per arrivare alle pagine dedicate allo sport, in questo caso parliamo del Pescara rosso di 7,3 milioni, un piano per riparare i conti, il bilancio dell'anno della Serie A si chiude con perdite, domani l'assemblea dei soci. Il presidente nel 2018 andremo in attivo, la Serie B costerà 11 milioni. Sebastiani spiega i conti, il passivo è dipeso anche dalla quota d'ammortamento dei giocatori di proprietà. Per il prossimo anno maturati già 6 milioni di crediti. E allora, niente paura, le casse del Pescara a quanto pare sono a posto. Ma parliamo del Teramo, Teramo senza gol, Asta studia nuove mosse per l'attacco. Il tecnico prova Tulli dietro a Foggia e Bacio Terracino in vista dello scontro salvezza di sabato al Bonolis con il Fano. Per quanto riguarda lo sport in Serie D, Valenti saluta l'Aquila e firma per Lazignano. L'attaccante non vado via per soldi. Il Francavilla rischia di lasciare lo stadio Valle Anzuca. E poi in fondo pagina, Eccellenza, il Chieti prende Sassarini, Pagliuca al Real. Giulianova, queste ancora mosse di mercato. E vediamo anche quest'altra notizia che c'è nella terza pagina dello sport, il bomber dei dilettanti, il personaggio Natalini, difensore goleador nel Lanciano del record. Il 27enne di Furci ha segnato 6 reti, solo 2 in meno del capocannoniere Sardella, suo padre un ex colonna della Provasto, mi ha insegnato i trucchi del mestiere. Un'intervista dunque realizzata con questo giovane promettente. E poi il basket Serie A2, Roseto a Trieste, serve un'impresa. Stasera alle 20:30 gli Sharks affrontano in trasferta la capolista senza gli infortunati Carlino e Contento. Sarà dunque una gara difficilissima, sebbene il Roseto venga da una vittoria di domenica scorsa, ma qui parliamo giustamente della capolista e di una gara appunto da affrontare pochissimi giorni dopo e naturalmente anche in assenza di pedine importanti. Sempre per quanto riguarda il basket, Serie B, Lauer, Ortona alla riscossa, domani il derby Giulianova Amatori. E andiamo adesso avanti con i nostri quotidiani, lasciamo il quotidiano Il Centro e vediamo cosa ci propone il Messaggero. Partiamo dalla pagina dedicata all'Abruzzo, elezioni, i primi big in campo. Anche il quotidiano Il Messaggero dà ampio spazio alla politica, il PD schiera D'Alessandro. In ballo Mariani, Pepe Di Matteo, Di Pancrazio e Cialente. Forza Italia condizionata dal caso Teramo, partito diviso sullo scioglimento del Consiglio. E poi terribile notizia di un bimbo che muore dopo l'intervento, aperta l'inchiesta lutto cittadino. Siamo a Piano d'Orto, il piccolo di 10 anni sottoposto a 2 operazioni. Ancora per quanto riguarda la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, luce e traffico è già Natale. Sosta a pagamento sotto le feste a Pescara, luminari ed eventi a Lanciano e Chieti. È già Natale tra luci ed ombre. Le luminarie invece a Teramo verranno accese proprio il giorno dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Strategie elettorali, voto, i primi nomi spuntano nelle liste di PD e Forza Italia. Idem
Idem schierano D'Alessandro, in ballo Mariani, Pepe e Cialente, i forzisti puntano su Sospiri, Gatti di Stefano Pagano, Chiodi e Pelino. E purtroppo, per chi non ama la politica più di tanto, queste saranno situazioni che andremo a leggere praticamente tutti i giorni sui quotidiani da qui alle prossime elezioni. Giochi di alleanze, poi scontri, incontri, ricominceremo praticamente da capo ancora purtroppo fino a primavera. Per chi invece è appassionato di politica, sicuramente saranno argomenti da leggere e da argomentare. A Pescara, sosta a pagamento sotto alle feste, Pescara Parcheggi fa valere il contratto per l'area di risulta, cancellate le gratuità per le domeniche e i festivi di dicembre, nulla di fatto per le auto a doppio senso su Corso Vittorio, solite difficoltà di fine anno per i commercianti del centro. Le strade tirate a lucido dagli spazzini volontari, sempre più facile incontrare al lavoro, chiedono in cambio monetine e materiale. Arrivano da Camerun e Nigeria e vivono in un centro di accoglienza a Pianella. Ecco, questa potrebbe essere una buona motivazione per poter chiedere ai passanti delle monetine, perché giustamente fanno un lavoro utilissimo per la città, in questo caso di Pescara, ed è anche piacevole a quel punto ringraziarli con una monetina e non darne solo perché richieste e anche insistentemente. Ancora indagini sul bimbo morto in ospedale, Piano d'Orta, comunità sconvolta per la tragedia al Maier di Firenze. Siamo all'Aquila adesso, Campo Imperatore, ci siamo, durante le feste si potrà sciare. I lavori per l'ammodernamento della seggiovia Fontari sono al termine, se meteo e collaudo lo permetteranno, l'idea è di aprire le piste sotto Natale. Ecco il reddito di inclusione fino a 530 euro mensili, una novità per la lotta alla povertà, perché proprio dal 1° dicembre è possibile far richiesta di accedere al reddito di inclusione, una misura varata di recente dal Parlamento. E ancora, siamo sempre nell'Aquilano, quartiere Banca d'Italia, Rinascita Smart, presentato il progetto degli studenti universitari di ingegneria che ha vinto il concorso di idee lanciato per riqualificare l'area. Siamo adesso ad Avezzano, pronto soccorso, botte agli agenti. Dopo la denuncia arriva il rinvio a giudizio per la donna che era stata fermata alla guida in stato di ebbrezza. Un altro grave episodio che testimonia la situazione di tensione che esiste all'ospedale del capoluogo marsicano. A Chieti, se spari ti ammazzo, spunta un bastone e il rapinatore fugge. Il tabaccaio di Via Sciucchi racconta il colpo sventato lunedì sera. E poi il nuovo corso Tasse e Servizi, ad annunzio va Help, Office e Bici per gli studenti. Un Natale con gli alberi dei tenuti a Lanciano, luci e abeti davanti ai negozi del corso, grazie alla casa circondariale e al consorzio Le Vie del Commercio. Questa sera al Teatro Fenaroli il concerto di Fabrizio Bosso per il progetto Etiopia, da domani la rassegna dei presepi. Ed eccoci alla pagina di Teramo, l'apertura è dedicata alla politica, in particolar modo a quanto in fase di decisione in casa PD, la caduta di Brucchi e l'inizio della nuova fase. Il PD lancia la campagna elettorale, per le comunali contano le alleanze, il commissario in arrivo dalla Marsica, aggressione omofoga sui commenti social. E poi stalker condannato resterà in carcere. Il 65enne di Montorio, che appunto per stalking è stato fermato e arrestato, ha patteggiato 8 mesi ai danni di una signora 47enne. Nascondeva un gruppo elettrogeno della Ruzzo Reti, il blitz dei carabinieri, mentre a Crognaleto rapina l'ufficio postale bottino, pensate, di 27.000 euro. E si torna a parlare del pensionato investito a Giulianova sabato sera, 3 indagati. L'autopsia rileva fratture costali, lesione del polmone, demitorace e della teca cranica con danni vertebrali. Avvisi di garanzia all'investitore, ad un agente comunale e anche al responsabile della società di manutenzione e luce. Dovremmo ripararle prima queste luci e queste strade, perché poi non è neanche, diciamo così, piacevole per un dirigente ritrovarsi coinvolto in un omicidio.
Quindi non bisogna, come si suol dire, aspettare sempre il morto. Queste strade, questi lampioni dovrebbero essere riparati anche e soprattutto appena i cittadini lanciano l'allarme, ma purtroppo tutte le amministrazioni comunali sono sempre sorde, fin quando poi questi sono i risultati. Giulia Nova, Costantini attacca Mastro Mauro, non sa che non è candidabile. E ancora troviamo la notizia del falso dentista che procura gravi lesioni ad una paziente e scatta la denuncia. Odontotecnico si faceva prestare lo studio medico dopo il caso Viviani, sette liste alle comunali di Alba Adriatica. Ed eccoci allo sport Pescara, ognuno deve essere leader, l'attaccante Mancuso. Difficile capire quale sia ora la nostra dimensione. Le partite durano 90 minuti e dobbiamo ancora imparare a gestirle. E naturalmente si parla del Teramo. Teramo, l'assetto antifano dipende dal ruolo di Varas. Continuiamo a leggere. Barbuti, in questo momento dobbiamo sbloccarci in attacco. E poi ancora Ponzio, un futuro targato Hyundai. Il campione italiano di Formula 2 potrebbe essere sulle ruote coperte dalla F3 con la casa automobilistica pronta a scommettere su di lui. Ancora il basket, Rosseto in emergenza ci prova a Trieste, oggi alle 20:30 si gioca il recupero contro la capolista. Ed è tutto anche per il quotidiano Il Messaggero. Velocemente andiamo a vedere cosa ci propone la città. Brucchi non si rassegna, si legge in prima pagina, l'ex sindaco convoca i suoi a Coleminuccio e per preparare la riscossa. Ancora il 24enne cinese è morto annegato, l'autopsia conferma, non è riuscito a mettersi in salvo. Serie C, Teramo all'attacco, per i 3 punti contro Fano giocherà il trequartista. Operaio licenziato, la spunta contro Sevel, cacciato perché in congedo straordinario assisteva la madre malata solo di notte, ma vince in Cassazione. Proseguiamo ancora la caduta del sindaco. Maurizio Brucchi non vuole rassegnarsi. Dopo la sfuriata contro Gatti, Chiodi di Dalmazio convoca i fedelissimi a Colleminuccio per riorganizzarsi. Andiamo avanti. Insulti omofobi su Facebook. Dalla passionaria brucchiana, il fotografo Luca Boschi finisce nel mirino per un commento sulla caduta del sindaco. Abbiamo dato ampio risalto a quanto scritto appunto in questo post dall'amico Luca Boschi, tutte le conseguenze di questo post, insomma, offese sulle preferenze sessuali. La caduta di Brucchi, Renzo sarebbe un buon candidato sindaco, il PD fa il punto sulla crisi del centrodestra e prepara l'alternativa dopo 13 anni di modello Teramo. Già da domani il PD è pronto a mettersi assieme ed aggregare le forze alternative del centrodestra. Silvio Di Giuseppe resta alla guida dell'Ordine dei Farmacisti, quarto mandato triennale consecutivo per l'intero consiglio direttivo. E poi alla Zippilli si sperimenta la scuola del futuro, Aula 2.0 con insegnamenti digitali in continuità con la primaria. Pronta la cartolarizzazione bis per la Banca Popolare di Bari, il gruppo di cui fa parte anche Banca Tercas ha ricevuto il rating su altri 319,8 milioni di euro. Permetterà a questa operazione di migliorare gli indicatori patrimoniali di redditività, di qualità del credito e di liquidità del gruppo della Banca Popolare, appunto, di Bari. Niente super direttore a Ruzzo, la selezione per l'incarico si è conclusa con un nulla di fatto, nessun idoneo. Bollino rosa agli ospedali di Teramo e Sant'Omero e ancora andiamo avanti dal quotidiano La Città, la prevenzione del diabete inizia da giovani. All'Istituto Alberghiero di Poppa l'iniziativa di Interamnia Diabetici con il dottor Ennio Lattanzi. Proseguiamo con altre notizie. Sotto la neve di gennaio è mancato lo Stato. Claudio Ruffini rifiuta la definizione di signore delle turbine dopo le intercettazioni su Rigopiano. Accorata lettera dell'ex presidente della provincia. È mancata la gestione dell'emergenza. Un pezzo dello Stato si è accorto in ritardo che c'era bisogno dello Stato. Il segretario allora del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, appunto Claudio Ruffini, in una lettera appunto spiega anche il suo stato d'animo e giustamente dispiace essere ricordato come l'uomo delle turbine e quindi accostato ad una vicenda così grave dopo tanti anni di amministrazione. Regione, polemiche sull'acquisto delle turbine, botta e risposta tra Febbe ed Alessandro sul bando di gara. Proseguiamo
Provincia e ha negato mentre tentava di mettersi in salvo. L'autopsia sul 24enne cinese conferma la ricostruzione iniziale. È stato un incidente finito in tragedia. Difficoltà motorie, i parenti della vittima lo hanno confermato, è finito nelle acque del fiume e non è riuscito a salvarsi. Poi nascondeva un generatore rubato a Ruzzo, 50 anni arrestato dalla stradale anche per spaccio di droga. E poi siamo a Crognaleto, rapinato l'ufficio postale. Vestiti da postini, in due con una pistola giocattolo, portano via 27.000 euro delle pensioni nella frazione di Tottea. Vigili del fuoco, un anno impegnativo al servizio dei cittadini della provincia di Teramo. Il bilancio del comandante Romeo Panzone in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara. Vediamo delle foto che riguardano la cerimonia. Aggredita in municipio dal collega Tortoreto, ragioniere del comune, a processo per lesioni personali. Ad Alba Adriatica ha denunciato il collega dell'operaio travolto dal furgone, l'uomo alla guida del mezzo indagato dalla procura per lesioni gravi. Falso dentista finisce nei guai a Nereto, avrebbe operato una paziente causandole gravi danni alla bocca, pur essendo solo un odontotecnico. Ancora la vicenda dell'uomo di 60 anni morto sabato sera, impatto con l'auto gli è stato fatale. Mario De Benedictis ha riportato traumi sul lato sinistro del corpo. L'ultimo saluto al 60enne travolto a Giulianova domani mattina nella chiesa di Montone. Piomba fino, finisce l'era Italiani, non rinnovato l'incarico al commissario, al suo posto Laura D'Alessandro. A Roseto amministratori e operatori sono sempre più distanti, il turismo torna ad attaccare il sindaco Sabatino di Girolamo sulla tassa di soggiorno. Andiamo velocemente avanti, a Teramo riapre un locale a tutto tondo, al centro commerciale il parco e ancora proseguendo con il quotidiano arriviamo allo sport, Teramo d'attacco, il trequartista per i 3 punti, col Fano modulo più offensivo, Ilario Tulli favorito, candidati a piazzarsi alle spalle di 2 attaccanti. Grande successo nell'atletica per il campionato regionale ASC Sport. Calcio a 7, primo sorriso per il Lognano Nostrum e poi pallavolo Derby Vibratiano allo Spikers Nereto. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme in compagnia dell'ex sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Teleponte, la tua televisione, la TV che ti racconta di tutto, per tutto il giorno. Partiamo alle 7 in diretta con Prima di Tutto, con la rassegna stampa dei quotidiani locali e dei siti di informazione web. Ospiti in studio. Ogni giorno dalle 12.30, spazio ai piatti più gustosi, con la nostra trasmissione A Casa di Ludo. Alle 14 e alle 19.15 le edizioni in diretta del telegiornale, occhi puntati sull'intera provincia di Teramo, ma anche su tutte le notizie di carattere regionale. Alle 21, dal lunedì al venerdì, Dopo Tutto, trasmissioni di attualità, politica, arte e sport. Il lunedì alle 21.30 spazio al basket con la gara del Teramo Basket 1960. Il martedì alle 21.30 la trasmissione è dedicata alla moda e al cambio look, operazione bellissima. E a seguire la gara di basket della Teramo a Spicchi. Il mercoledì alle 21.30 la spassosa trasmissione di sport Falso 9 con Silvio Sarta. Mentre il giovedì alle 21.30 appuntamento con Cuori Biancorossi, il format dedicato ad un personaggio sportivo della città di Teramo. E poi alle 22 vera informazione con Salvatore Marino. La domenica seguici con Remake, il riassunto di tutti i principali avvenimenti della settimana. E naturalmente nel corso dell'intera settimana approfondimenti e redazionali giornalistici sui fatti più interessanti avvenuti in regione. Teleponte è sempre con te. Del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, perché è ancora sindaco e quindi di conseguenza dobbiamo ancora chiamarlo così. È corretto, Brucchi?
Sì, vabbè, è un fatto prettamente. Buongiorno a tutti, innanzitutto, è un fatto formale, nel senso che il prefetto giustamente mi ha chiesto di restare a svolgere il mio ruolo finché non viene firmato il decreto di fatto di decadenza dell'amministrazione. Non è stato ancora firmato perché questo avverrà nel momento in cui verrà firmato il decreto dal ministro degli Interni che nominerà il nuovo commissario perché il commissario verrà comunque da Roma. Mi fa davvero una brutta sensazione parlare di commissario a Teramo, è davvero una sensazione ancora più di amarezza se penso che la mia città nei prossimi mesi sarà commissariata per la volontà di qualcuno che davvero non ha senso, però comunque così è. Ieri ho firmato anche alcune ordinanze di sgombero, perché forse qualcuno non lo sa, forse i consiglieri di Futuro I non lo sanno, ma siamo ancora in una fase di emergenza, lo saremo fino a febbraio, stiamo firmando ancora ordinanze di sgombero, stiamo ancora cacciando, il termine giusto, persone dalle proprie abitazioni, perché quando stanno terminando le verifiche. E questo però sembrerebbe non aver fa, non interessare proprio a qualcuno, non a nessuno, perché tanta gente invece è consapevole. Io davvero ringrazio le tante persone che fra Facebook, davvero forse non è il mio record, ma avere quasi 700 e oltre mi piace sul mio post quando abbiamo salutato un po' questa città, è stato davvero una bella risposta ai cittadini, magari confrontandola anche con qualche decina di mi piace di chi invece mi ha voluto mandare a casa. Mi piace non contano niente, i like, però il segno che la città mi è vicina, anche dai commenti, ma anche le tante persone che fino a ieri sera abbiamo fatto a mezzanotte e mezza la prova delle luminarie Ah dell'albero. sì? Com'è andata? Ma vedremo, insomma, a me sono piaciute. E tanta gente, anche a quell'ora si è fermata sotto l'albero, sindaco, ma sei qui a quest'ora, ma non ci abbandonare, non ci lasciare, perché la gente ancora non metabolizza questa cosa. Davvero una brutta pagina Beh, per la sicuramente nostra città. non piacevole anche a livello personale, no? Di sentimento proprio perché ho ricoperto questo incarico per tanti anni. A proposito di Facebook, sindaco, perché ormai purtroppo rientra nel nostro quotidiano, quindi non è più, diciamo, un argomento frivolo, ma Facebook inizia ad avere sempre più, purtroppo, dico io, tanta consistenza. Lei sa sicuramente che a causa di un post a cui è stato fatto un commento molto particolare si è scatenato il mondo del web, una vicenda di omofobia, l'avrà saputo, vicenda di omofobia, insomma, comunque qualche offesa di troppo a Me Luca l'hanno Boschi. raccontato e questo non va bene, non è sbagliato. Non bisogna offendere nessuno a qualsiasi livello e in qualsiasi luogo ci si trovi, perché poi ognuno è Ecco, libero. vediamo appunto queste frasi scritte che insomma hanno Non causato, l'avevo può leggerla letto. tranquillamente. Sì, Sì, ma insomma, sindaco. Non è un bel post, me l'hanno detto, non l'avevo letto. Ognuno nella vita, diciamo, fa quello che vuole, però insomma, non va apostrofata in nessuna situazione. Non dobbiamo esagerare, dobbiamo restare nell'ambito di quello che è in questo momento la dialettica politica. Io l'ho detto anche nei giorni passati, non si devono sentire offesi da quello che io dico, i miei interlocutori, perché io sto facendo valutazioni soltanto di natura politica. Il rapporto personale è un altro. Certo, non mi fa piacere leggere di Gianni Chiodi e di alcune sue dichiarazioni, perché lui è il presidente emerito, è stato per qualche tempo anche il nostro leader, ora non lo è più evidentemente, e quindi il fatto che lui scenda così pesantemente in campo su questa diatriba, che l'avrebbe dovuto riguardare quando a Teramo c'era necessità di ricostituire un centrodestra. Certo. Adesso mi sembra davvero in zona Cesarini, fuori luogo, e queste sono cose che dispiacciono. Poi, insomma, ripeto, mi sembra che, come qualcuno oggi ha descritto, questo centrodestra
questo famoso modello Teramo, mi sembra che oggi non c'è più, ma non c'è più già da qualche tempo, quando ognuno ha pensato a giocare una propria partita. Chi ha pensato a giocare una partita romana, chi ha pensato a giocare un'altra partita, non c'è più. E questo è un peccato perché adesso dietro di noi, dopo quello che è accaduto, dopo non so come definirlo, ma insomma, dopo il fatto che mi hanno mandato a casa raccogliendo le firme, il gruppo di Futuro In con l'opposizione. È una cosa gravissima andare a raccogliere, e lo ha sottolineato sia il coordinatore provinciale che il coordinatore regionale, ma anche il partito nazionale. E tra l'altro questa guerra continua anche all'interno di Forza Italia. Ecco, a proposito, Sindaco, perché ieri è arrivato un comunicato stampa, una nota di Forza Italia. E devo dire, di primo acchito, leggendo questa nota, mi aspettavo, no, di leggere pieno rammarico per quanto fosse accaduto, insomma, Ma sostegno alla questa non è sua. la nota ufficiale, però. Questa è la nota di. La nota ufficiale è quella di Vincent Fanini, che è il coordinatore provinciale. Poi questi sono dei rappresentanti del coordinamento, compreso Gattecchioni, che fanno Ecco, quest'altra nota. Certo. appunto, fatto sta che sono dei componenti di Forza Italia comunque. Ecco, e sinceramente fa strano anche leggere in tutta questa nota tutta la disamina della situazione e poi si intende esprimere la piena vicinanza personale e politica a Gianni Chiodi e Paolo Gatti, che hanno confermato ancora una volta lucidità di visione e limpidezza di comportamenti che rappresentano nel modo migliore Forza Italia ed il centrodestra nella nostra provincia. Insomma, chiaramente dicono loro sono dei bravi forzisti e Brucchi obiettivamente non rappresenta al meglio Forza Italia, ecco, volendo in qualche modo tradurre Sì, ma queste insomma, parole. vabbè, alcuni sono, diciamo, fedelissimi di Paolo Gatti, questo mi sembra abbastanza evidente, basta leggere i primi due nomi. Però Giacomo D'Ignazio e Costantini, sì. quello che voglio dire è che il partito è rappresentato dai coordinatori. Il coordinatore regionale ha fatto un comunicato dove ha fatto le proprie affermazioni e le proprie dichiarazioni, definendo irresponsabile l'atto di Futuro In e diciamo, di chi in qualche modo li guida, cioè di Paolo Gatti. E questo l'ha detto il partito, il coordinamento regionale. Il coordinamento provinciale e il coordinatore provinciale ha fatto un comunicato. E ha rappresentato quello che è il suo punto di vista, secondo me è giusto, anzi, devo dire che è stato anche molto pacato Vincent Fanini, perché ha richiamato anche ad una unione, e poi ovviamente, diciamo, escono questi rappresentanti del coordinamento. Tra l'altro non mi risulta che siano stati chiamati tutti a sottoscrivere questo, perché qui mancano dei rappresentanti, a parte il sottoscritto, ma mancano Beh, almeno poi altri tre in calce rappresentanti. si legge, Gianni Chiodi e Paolo Gatti sono membri del comitato provinciale, pertanto solo in 3 su 14 non hanno Sì, ma è tre firmato. che non hanno, però vede, questa è un'altra. Ora, a prescindere da commentare questo, Paolo Gatti, oltre ad aver spaccato il centrodestra Teramano, adesso vuole spaccare anche Forza Italia. Cioè, questo va sottolineato. Questa volontà da parte di Paolo Gatti di spaccare il centrodestra Teramano lo ha spaccato di fatto con questo suo atto. E adesso cerca, attraverso, diciamo, le persone a lui vicino, di spaccare anche Forza Italia. E questa cosa credo che non piacerà molto al Partito Nazionale, non piacerà molto neanche al Presidente Silvio Berlusconi, che invece in questo momento ci sta richiamando all'unità. I coordinatori regionale e provinciale sono stati eletti, o sono stati nominati alcuni dal Presidente Berlusconi, in particolare sia Vincent Fanini che Nazario Pagano, a cui va il mio ringraziamento. E allora, se così è, a loro bisogna fare riferimento, invece qui c'è una parola. Mi dispiace, tra l'altro, molto leggere la firma di Gabriele Astolfi e di Danilo Crescia, che sono, diciamo, sindaci. Davvero non è, non scindere degli altri, ma sia di Gabriele Astolfi che sindaco di Atri, davvero mi dispiace, perché poi un sindaco, secondo me, capisce più degli altri quanto sia brutto
come dire, essere tra virgolette traditi dai propri compagni. Però questo è, guardi, adesso tra l'altro ho iniziato anche a mettere un po' alle spalle quello che è accaduto, perché poi la vita va avanti, bisogna guardare avanti. Io sono sempre stato un uomo di partito, lo dimostra la mia storia. Io non ho mai preso la Forza Italia come un autobus sul quale sono salito quando mi è servito e poi sono sceso. Invece qualcuno ha fatto così anche nella nostra città. Perché magari aveva qualche aspirazione di candidarsi a questo posto in Parlamento, poi però non è andata A bene. chi si riferisce in modo Ma mi particolare? riferisco a chi, a Paolo Gatti, che insomma si è candidato qualche anno fa con Fratelli d'Italia, abbandonando il PDL, poi però è tornato in Forza Italia. Io non ho mai fatto questo, io sono sempre stato nel mio partito, dall'inizio alla fine, e ci continuerò a stare. Fin quanto farò politica, non sono abituato a cambiare casacca, sono una persona coerente e questo il partito lo sa molto bene, ma non mi aspetto niente da questo, non dico questo perché mi aspetto qualcosa. Io sono qui, ho svolto il mio lavoro, da ieri sono tornato, da oggi perché ieri ancora, diciamo, oggi credo che arriverà il decreto di decadenza e riceverò il commissario come è giusto che sia, insomma passerò le consegne, sarà un'altra pagina triste per me. E poi torniamo al lavoro che mi ha dato anche tante soddisfazioni. Ho ricevuto anche la telefonata che mi fa davvero piacere, dico anche una cosa che non ho detto fino ad oggi, del mio amico Paolo Veronesi, insomma, che con una battuta mi ha detto finalmente torni a fare il medico a tempo pieno. Non ha mai condiviso questa mia, come dire, doppia attività, però davvero, quindi insomma, pensiamo adesso, torniamo a lavorare. Lei dice giustamente torniamo a lavorare e O continuerà, meglio, continuiamo a lavorare perché non l'ho ecco, mai non ha lasciato. mai lasciato, certo, magari con più tempo a disposizione per la sua professione, ma non lascia minimamente la politica, tanto che chiaramente proprio ieri c'è stata una cena con i suoi e siete comunque pronti a ripartire. Questo, diciamo così, mi sembra molto chiaro e palese. Tra l'altro, in questa cena che c'è stata ieri, in cui leggo da certa stampa che avete mangiato, poi lei ci confermerà, ceci e pannocchie, salmone e patate, strategie antigattiane, è un'idea per Capodanno. Cosa c'è di vero Allora, da... ceci e panocchie e salmone, così ieri È io andato mi così. diletto un po' a cucinare, quindi ieri ho 18, preparato. 18 persone c'erano. Beh, i 12 consiglieri che sono stati diciamo, mandati a casa, i 5 assessori e io, quindi eravamo 18. E solo lei, ha cucinato solo lei, Ho sindaco? cucinato solo Da solo, io. per 18. Sì, ho cominciato ieri pomeriggio alle 4, Ah, quindi. ecco. E, no, vabbè, ce l'avamo detti l'ultimo giorno, l'ultima giunta che abbiamo fatto lunedì, che c'era voglia di rivedersi. Allora ho detto, va bene, vi invito tutti con le minuccio, stiamo insieme una serata. Il motivo era questo, quindi ho cucinato qualcosina, siamo stati bene insieme, abbiamo parlato un po' di quello che è accaduto e ognuno ha dato la propria versione, anche ha descritto i propri stati di là. Non l'avevamo fatto perché poi lunedì c'è stato, insomma, appresa, no, appresa perché poi lo sapevamo, insomma, quando la notizia ci è stata confermata, diciamo che non c'è stato tempo, ognuno è andato da una parte e dall'altra, invece ieri sera è stato modo di riflettere e c'è voglia di andare avanti. Cioè, Sindaco, ha pianto? sì, perché, ma non mi vergogno a dirlo Ma perché infatti non c'è affatto da il vergognarsi. piangere è un sentimento. Certo. È un sentimento anche bello. Sì, sicuramente sì, insomma, perché poi, ma ancora oggi, insomma, non è che ho smaltito bene quello che è accaduto. Sì, perché ci sono rimasto davvero male, mi dispiace anche tutto, anche in questo momento mi dispiace parlare, della mia attività di sindaco al passato. Qualcuno diceva, vabbè, ma sarebbe finito lo stesso tra un anno e mezzo, è vero, però con un sapore diverso. E quindi dicevo, abbiamo parlato, poi diciamo, si è iniziato anche a diciamo, è uscita fuori anche una volontà da parte di questi consiglieri, di questi assessori, persone che hanno avuto anche molti consensi sul territorio, no? Ci sono persone che hanno preso davvero tanti voti, che vogliono andare avanti perché non vogliono, diciamo, come dire, vogliono continuare a dare il loro contributo, così come voglio continuare a darlo io. Qualcuno oggi ha scritto, mi sembra, su qualche quotidiano, Brucchi non si arrende, non capisco a cosa dovrei arrendermi,
insomma, oppure qualcuno preferisce che io mi arrenda, ma insomma non mi conosce bene Beh, no, allora. assolutamente. E quindi, dicevo, c'è stata espressa questa volontà da parte di tutti, è un gruppo, secondo me, importante di 18 persone. Quindi che cosa farete poi Ma concretamente? guarda, adesso intanto abbiamo ieri sera, come si è sancito, parlato e detto che si vuole andare avanti, detto che si vuole stare uniti, che questo gruppo deve restare unito e poi vedremo, adesso diciamo, siamo all'indomani di quello che è accaduto. Poi l'idea del Capodanno è il fatto che Roberto Canzio, come sappiamo, aveva messo in campo già tutta una serie di attività per il Tra cui Capodanno. tiro mancino, ma il tiro mancino l'hanno fatto Non è vero, all'aeronautica. il tiro mancino è stato come dire. Sì, Eh? però insomma, ecco, su questo si è parlato per vedere, davvero sarebbe brutto. Dopo ieri sera, dopo quando abbiamo fatto la prova per le luminarie a mezzanotte e mezza più o meno, no, ma l'albero, come avevo detto. Sono certo che quest'anno un effetto sarà diverso. Il corso è molto bello. Ma quindi per Capodanno? Dicevo, quindi c'è questa idea, vediamo Quale se idea? quella di fare il Capodanno con Tiro Mancino. Ah, ecco, quindi Ecco, si continua con vediamo se questa, ci è sono i possibile. presupposti da parte del territorio, come cittadini, come persone che vogliono bene la propria città, diciamo così, come persone che vogliono bene la propria città, di poter comunque far sì che Teramo. Questo 31 dicembre, a causa di chi non, diciamo, ha scelto che fosse meglio il commissario invece del sindaco, diciamo, se Teramo possa avere comunque il suo capodanno. Vedremo. Ho chiesto a Roberto Canzio di continuare a lavorarci, vediamo se ci sono i presupposti ovviamente, se il territorio risponde. D'altra parte, anche come liberi cittadini, si può Certo. svolgere questa attività. Anzi, forse, come dire, è un valore doppio se uno. Diciamo, come dire, mette in campo ancora le tante energie che abbiamo da spendere per questo e quindi. Sindaco, qualcuno ha pensato, scherzando, che per far sì che lei lasci Palazzo di Città saranno necessari i carabinieri. Quindi No. pensavo anche a Roberto Canzio, Ma che in qualità di beh, assessore Roberto ex. Canzio è rimasto, devo dire, che è rimasto molto male, perché tra l'altro lui ha svolto in questi giorni, in queste settimane, un po' un'attività di mediazione. Certo. Noi lo chiamavamo il mediatore O il o il pontiere. pontiere e lui poi è rimasto, forse quello che è rimasto, diciamo, più male per il fatto di, come dire, aver compreso che poi, insomma, magari tante cose non avevano un fondo di verità anche quando venivano dette e ci è rimasto davvero male. Forse l'altro giorno è andato via, così, insomma, non credo che Roberto si offenda anche un po' con gli occhi languidi quando ha preso la notizia perché non ci credeva, lui era ancora convinto che ci fosse uno spazio. Io invece avevo già detto che spazio non c'era perché conosco Paolo Gatti e so che quando si mette in mente una cosa poi la porta in fondo. È un peccato che sia finita così, ed è davvero un peccato, però guardiamo avanti, qui c'è una città, mi dispiace, ieri mentre Valeria Misticoni liberava il tavolo, io sono fatto un giro, sono passato a salutare un po' tutti quanti i dipendenti. Con anche grandi momenti di emozione, mi ha fatto davvero piacere. Alcuni dipendenti mi hanno proprio abbracciato fisicamente, mi hanno stretto e ho sentito il calore, l'affetto di persone che con me sono state con me tanti anni, 8 anni e mezzo, se poi penso anche ai 3 anni di assessore, sono 11 anni, 12 anni, una vita, no? Una Certo. vita. E davvero ho provato una sensazione positiva. Davvero mi sono sentito, come si dice, tra virgolette, amato, ma questo lo sento anche dai cittadini. Ora più che mai sento l'affetto della città intorno a me. E in altre situazioni magari ho sentito un po' anche l'ostilità, ma ci può Certo, ma stare. del resto i Invece, cittadini sono sempre poi spaccati in due. sì. Anzi, poi se possibile, magari se abbiamo anche tempo, le vorrei far vedere una sorta di indagine che abbiamo fatto tra i cittadini Sì, teramani sul molto suo volentieri. Io di conto. tempo non ne ho tantissimo Appunto, perché lei perché sa che giustamente io deve ho sala scappare. operatoria Allora, questa mattina. velocemente perché ci tengo a farglielo vedere e a fargli commentare. Diceva, mentre la Misticoni Ah, liberava dicevo, mentre la il tavolo. Misticoni liberava il tavolo e preparava il tavolo a chi dovrà portare avanti, aveva prodotto le carte, mi ha detto, vedi sindaco, su questo tavolo ci sono oltre 36 milioni di euro di investimenti pronti per la città. 36 milioni di euro. Siccome hanno sempre detto che non abbiamo, la Misticoni, l'urbanistica, che è, diciamo, la struttura che programma il futuro, diciamo, della città, c'erano 36 milioni di cittadini teramani. E approfitto anche delle telecamere di Teleponte,
per dire 36 milioni di finanziamenti che questo sindaco, questa amministrazione sono stati capaci di portare in questa città. Questa è la cosa più importante, perché c'erano i soldi del bando delle periferie, i soldi del Port FERS, i soldi dell'housing sociale, le risorse del bando con l'ASU, davvero tanti, tanti progetti, 36 milioni. Progetti che rischiano però di non avere, di non vedere la luce, perché, ma non perché il commissario quando viene cancella, assolutamente, però lì ci sono delle scadenze, una tempistica ben precisa e se c'è una guida politica che fa da sprone, queste cose cambiano, altrimenti certo, rallentano e magari poi si rischiano di perdere. Per esempio, il bando delle periferie, abbiamo 60 giorni di tempo per il progetto definitivo. Bisogna farlo, bisogna raccordare le ferrovie dello Stato, l'ATER, il Comune. Questa attività di raccordo fino ad oggi chi l'ha fatta? Il sindaco, chi l'ha fatta? L'assessore Misticoli. Domani mattina chi la fa? Il prefetto, Il il commissario commissario non avrà prefettizio. tutto questo tempo, però vedremo, vedremo. Ma Vedremo. ieri mattina parlavo col direttore generale della ASL, che mi ha chiamato per farmi Certo. così, per esprimermi solidarietà, e mi diceva: vede, vedi, vede sindaco, forse l'unico, uno dei pochi interlocutori con cui si è potuto parlare di ospedale nuovo è stato il sindaco di Teramo. Anche questo progetto oggi è a rischio perché probabilmente nel quadro che verrà portato a Roma, forse potrebbe non esserci l'ospedale nuovo, e questo sarebbe davvero un problema anche per la nostra città. Decisamente sì. Andiamo a vedere allora le interviste che abbiamo realizzato con alcuni cittadini che casualmente abbiamo incontrato per strada. Vediamo. Questa città si è svegliata senza il sindaco stamattina. Che cosa pensate? Pensiamo che c'è il commissario adesso. Purtroppo è così. Adesso siamo commissariati. Non si può fare altro. Oramai è una città finita, è morta. Che cosa si ricorda di Teramo, veramente Teramo? Teramano, 42 anni, non c'è rimasto più niente a Teramo. È finito tutto Teramo, tutti gli uffici, ha perso tutto. Io non trovo manco un vigile urbano, cioè ci sono 50-60 vigili, non trovo un vigile urbano, niente, non lo vedo. La città è proprio abbandono totale. Non è che devono andare a casa, nessuno li rivoterà, perché la maggioranza c'era, dovevano continuare, questo è il discorso. Vigliaccamente non hanno avuto il coraggio di affrontare in consiglio, no? Quello, le decisioni che avevano preso. Loro compartecipavano alle scelte dell'amministrazione Brucchi, adesso non si possono esimere di non avere le loro responsabilità. Questi sono dei parvenu della politica. Teramo è senza un sindaco Meno da male, oggi. meno male, meno male, meno male, meno male. È stata l'amministrazione peggiore che abbiamo potuto avere in questi ultimi anni. Meno male che è finita. Onestamente non è stato tutto negativo, non sono stati nemmeno periodi semplici da gestire, visto tutto quello che è successo. Speriamo, insomma, di essere più uniti, anche come cittadini. Io è 50 anni che sto a Villa Mosca, no, anzi 51, non è venuta mai la strada, non si può passare per il tram. E quando vai là ti senti male perché tutte le pozzanghere che ci sta, tutta la strada rovinata, insomma uno schifo che io non ho visto mai una venire a aggiustare quella strada che 50 anni. E io non posso prendere il tram per quando fa schifo. La città di Teramo non ha più il sindaco. Beh, era ora, non se ne poteva più. Uno stillicidio continuo. Ma poi credo che sia ormai un sentire comune quello che effettivamente una città allo sbando. Speriamo che ricominci una nuova era. Ovviamente non è soltanto lui, è una classe politica che ormai diciamo, si rivela effettivamente incapace di assolvere al suo ruolo. La città la vediamo tutti com'è, è ridotta ai minimi termini, quindi speriamo che qualcuno possa mettere mano a questa situazione. Ecco, più di questo non potrei dire. Ci mancava pure questa, insomma. Già va tutto male qui. Era Cosa pensa? meglio che tirava lui almeno. Ci stavamo più tranquilli. Con un commissario che succederà? Nessuna sorpresa. Una bella o una cattiva situazione, secondo lei? Beh, quando siamo senza sindaco sempre bella situazione non è. Però diciamo, ecco, io non sono addentrato per quello che leggo sui giornali, era. Anzi, secondo
me si è, la situazione si è protratta troppo a lungo. Beh, insomma, diciamo che è uscito bene da questo sondaggio, perché soprattutto i cittadini hanno messo in evidenza come tutto, no, l'iter che ha portato poi a questa fine dell'era Brucchi è stato, insomma, un iter pesante da sopportare, ecco, i soliti teatrini che ormai così li abbiamo definiti hanno pesato anche sui cittadini. Ma insomma, è chiaro che sicuramente questo sì. Che c'era una situazione di difficoltà è oggettivo, e non è che, però questa situazione di difficoltà c'è sempre stata, non è che c'è stata soltanto oggi, allora valeva la pena forse staccare la spina, se così era, se era questa l'intenzione anche prima, insomma, anche a maggio quando mi sono dimesso si poteva, invece sono di quelle stesse persone che oggi poi hanno deciso di andare a firmare che mi hanno chiesto invece di restare. Ma insomma, io credo che una città commissariata è sempre una città con il commissario. E vedremo quello che accadrà, tanto voglio dire, non è che i prossimi mesi li vivremo tutti e vedremo quello che accadrà, vedremo cosa succederà, e poi i cittadini, quando torneranno le urne nella prossima primavera, potranno decidere se, come ha detto un cittadino, non, queste persone non verranno rielette, o se invece magari decideranno di premiarli. Io so che per esperienza vissuta, basta guardare a Tortoreto, i 5 consiglieri che hanno mandato a casa il sindaco l'anno scorso, poi al voto non sono stati rieletti nessuno dei 5. Sono tutti e 5 tornati a casa, perché il cittadino poi ti punisce, perché il cittadino che ti ha dato un mandato e vuole che tu porti a compimento quel mandato, poi se tu lo tradisci lui ti abbandona. E è chiaro che poi ci sono cittadini che hanno condiviso questa amministrazione, ci mancherebbe, non hanno condiviso questa amministrazione. D'altra parte, diciamo che io sono stato eletto col 51 al secondo, al ballottaggio, 51,5%, quindi è chiaro che c'è un 49% di cittadini che è politica, però anche molti di queste persone, molte persone di centrosinistra, non hanno condiviso la scelta di far venire il commissario. Tra l'altro, secondo me, anche politicamente commettendo un errore il centro-sinistra, loro, insomma, devo dire che c'è una frammentazione, anche se ieri sera ho letto che da qualche parte, che mi sembra che c'è stato che Renzo Di Sabatino potrebbe essere uno dei possibili. Ma io penso candidati. Che questa sia più una trovata, diciamo, giornalistica, tra virgolette, no? Per richiamare l'attenzione sul cittadino, però ecco, nomi ufficiali non ne sono stati fatti, probabilmente, ma sono poi, diciamo, anche accordi, no? Che si prendono tanto. Però vede, vede, io diciamo, perché qualcuno gli ha parlato ovviamente giustamente quasi di accanimento terapeutico, io però a Paolo Gatti la proposta gliel'avevo fatta anche qualche giorno fa, gli avevo detto: bene, votiamo il bilancio intanto il 28, dopodiché ci sediamo intorno a un tavolo con tutta la coalizione e vediamo se effettivamente non ci sono più, il bilancio va votato, il bilancio va approvato, perché è, come dire, è la rotta per un comune. Votiamo il bilancio e poi magari ci sediamo intorno a un tavolo, coinvolgiamo tutta la coalizione, perché allora sì che da lì si sarebbe potuto ripartire coinvolgendo tutti, e poi vediamo se effettivamente non ci sono più i presupposti per andare avanti. Non è che io ho detto, ne prendiamo atto e faremo diciamo, le dovute considerazioni. E lui invece ha voluto, diciamo, non ha voluto ascoltare questo mio suggerimento, ha fatto un'altra scelta che io non condivido, ma che comunque rispetto, ho detto, mai non ho, ognuno, diciamo, oggi grazie a Dio siamo in democrazia, e quindi va rispettato il pensiero di tutti. Ma quindi adesso i rapporti che la legano ai Gatti quali sono? Cioè, se voi vi doveste incontrare per strada? Ma insomma, io in questa fase sempre è un rapporto di educazione, come ci non, però insomma sicuramente in questo momento, insomma, quello che è accaduto per me non è, io non sono una persona che porta rancore, non sono rancoroso, però sicuramente in questo momento, insomma, faccio davvero fatica nei confronti di chi, insomma, ripeto, io mi sento davvero, quando dico che mi sento tradito, lo dico davvero, cioè nel senso tradito in quelli che sono anche gli aspetti. Le posso far ascoltare ciò che Gatti ha detto ai nostri microfoni? Come proprio su questo? Sì. Vediamo cosa risponde Gatti proprio alla sua sottolineatura di questo tradimento.
Gatti, il primo cittadino di Teramo ci ha tenuto a sottolineare in più di un'occasione sui social, ai nostri microfoni, di essere stato tradito. E naturalmente il riferimento deve essere necessariamente rivolto principalmente a lei e ai suoi. Ah, bisognerebbe capire cosa vuol dire tradimento, se tradimento vuol dire che per anni lo abbiamo sostenuto in tutti i modi possibili e immaginabili, che negli ultimi 7-8 mesi ci abbiamo parlato quotidianamente e abbiamo condiviso con lui la diagnosi, cioè la malattia, che non c'era più una maggioranza, abbiamo condiviso tutto, poi non eravamo d'accordo sulla cura, nel senso che c'era un'idea: tentiamo di andare avanti pur senza maggioranza, e l'altra idea è: senza maggioranza non si governa. Ma se uno lo vuole chiamare tradimento va bene, ma in italiano si chiama in un'altra maniera, si chiama diversità di vedute, e si tratta, diciamo, da un punto di vista dei consiglieri e degli assessori di Futuro In di un gesto di grande coraggio, perché hanno abbandonato i loro ruoli da assessori, da presidente del consiglio, da consiglieri, dimettendosi, che è una cosa non molto usuale in Italia. Si tratta di un gesto di grande lealtà rispetto ai cittadini, ai quali abbiamo detto le cose come stanno, che una città, tanto più Teramo, non si governa senza avere una maggioranza, almeno numerica, se non politica. Quindi non c'è dietro tutto questo anche un disegno in vista delle elezioni imminenti, politiche e amministrative? Il disegno è restituire la possibilità ai teramani di scegliersi un sindaco, un'amministrazione, che devono essere una squadra solida, compatta, coesa, entusiasta. Poi insomma è solo in Italia che ogni volta si ha paura di far scegliere i cittadini, e così non c'era nessuna prospettiva, cioè avremmo avuto davanti un anno e mezzo a trascinarsi con le solite polemiche di questi 3 anni e mezzo che noi abbiamo subito, per la gran parte subito, prova ne sia che insomma sono stati anche licenziati 4 assessori di Futuro In nel corso di questi 3 anni, immolati sull'altare delle 5, 6, 7, 8 crisi che ci sono state. Adesso sembra che si cada dal pero: a giugno il sindaco si è dimesso, e si è dimesso perché aveva preso atto di non avere più una maggioranza, e la situazione è sempre la stessa. Noi abbiamo profondo rispetto umano e anche dispiacere, perché insomma sono state scelte difficili, però connotate da coraggio, lealtà rispetto ai cittadini, che è la prima cosa, e senso di responsabilità. Ma ci sono tante di quelle inesattezze in queste dichiarazioni, mi riferisco ovviamente ai tempi, ai modi e ai luoghi. Innanzitutto parla di restituire, di dare la parola ai cittadini. Io sono stato eletto dai cittadini stessi. Quando Paolo Gatti dice che la situazione è quella che era, i suoi assessori, molti, i più, avrebbero contribuito, e io invece non sostengo questo, a questa situazione. Abbiamo condiviso la diagnosi, sì, è vero, però anche a maggio avevamo condiviso la diagnosi. Poi Paolo Gatti stesso mi ha chiesto di rientrare e di continuare invece ad amministrare questa città, perché il commissario era una iattura, oggi non lo è più. Quindi allora, io poi tra l'altro insomma credo sulla diagnosi e sulla terapia di avere qualche esperienza in più rispetto a Paolo Gatti, che fa l'avvocato, però è il suo punto di vista. Comunque ovviamente tiene a sottolineare che non ci sia stato alcun tradimento. Beh, vabbè, insomma, non so, lui lo chiami come vuole, se non lo vuole chiamare tradimento lo chiami in altro modo, lo chiami quello che vuole. Quello che è accaduto è che 5 consiglieri di Futuro In, e non il Presidente del Consiglio, che tra l'altro non è stato eletto nelle file di Futuro In, certo, ma è stato eletto è nelle file di Insieme in per Te, quindi anche mese questo. Fa. E poi insomma, magari Gatti si chieda come mai 2 consiglieri che sono candidati con lui lo hanno abbandonato qualche mese fa. Magari forse è una domanda che i cittadini si dovrebbero e si potrebbero fare: come mai Falaschi e Caccioni hanno lasciato questa lista? Perché non condividevano il fatto che si facesse la giunta a 9. E guarda caso, anch'io questa è una giunta a 9 che ho subito, perché noi stavamo lavorando benissimo con la giunta ad 8. E il fatto che sono cambiati alcuni assessori, beh, insomma, su alcuni me l'ha chiesto direttamente Paolo Gatti. Paolo Gatti mi ha chiesto su alcuni assessori che dovevano essere sostituiti. Forse la mia colpa è questa, di aver ascoltato un po' troppo anche Paolo Gatti,
probabilmente è questo, perché tante cose me le ha chieste Paolo Gatti e le ho fatte. Potrei parlare anche di nomine fatte in alcuni enti, per cui insomma davvero ecco perché c'è l'amarezza, ecco perché parlo di tradimento. Perché quando tu hai avuto un sindaco, anzi addirittura c'è stato un momento della mia consigliatura che io venivo tacciato come sindaco troppo gattiano, non più di qualche mese fa, gli alleati mi dicevano ma tu fai solo quello che dice Gatti, e quindi allora delle due l'una, o è vero quello che dice Gatti o è vero quello che dico io. Invece io ritengo che il tradimento, lo credo di averlo fatto capire e spiegato bene ai cittadini, è questo. Poi, ripeto, si decide di ridare la parola ai cittadini, vedremo a giugno, la prova del 9 ci sarà a giugno, perché se Paolo Gatti e la sua lista, il suo candidato sindaco vinceranno le elezioni, e allora avrà avuto ragione Paolo Gatti. Se invece questo non accadrà, e allora ci sarà una mattanza per quanto riguarda alcuni consiglieri, e ci sarà, diciamo, come dire, poi a quel punto vuol dire che avrà avuto torto. Insomma, io da parte mia, ripeto, sono stati 8 anni e mezzo entusiasmanti. Io ringrazio davvero tutte le persone che mi sono state vicine, tutto il Consiglio Comunale, a prescindere, tutto il Consiglio Comunale, tutte le istituzioni, tutte quelle persone. Ringrazio voi, ringrazio Teleponte per avermi dato voce, ringrazio tutti, davvero tutti quelli che in questi 8 anni con me hanno percorso questo cammino, tutti, davvero tutti a prescindere. Ringrazio anche i consiglieri di Futuro In, anche se poi però, voglio dire, alla fine hanno rovinato un po' tutto con questa loro scelta, ma ringrazio anche loro per il contributo che hanno dato. L'altro giorno è stato detto da qualcuno, sì, ma noi ti siamo stati sempre vicini, sì, ma siete mancati nel momento più importante, perché se è vero che nella prima convocazione del Consiglio del 2 non c'erano i 3 dissidenti, è vero poi che la prova del 9, cioè quello che contava alla seconda convocazione, non c'erano i consigli Futuro In. E quindi quello è il momento importante. Però, come dire, ieri sera qualcuno mi ha detto: guarda Maurizio, tranquillo, perché quando si chiude una porta normalmente si apre un portone. Si è chiusa la porta con grande dispiacere, davvero, e poi basta, non continuerò più a piangermi addosso. Oggi, diciamo, oggi ci sta sono ancora, davvero, eh? Sono davvero dispiaciuto. Si chiude la porta del comune, per me continuerò, a differenza di qualche altro sindaco che mi ha preceduto, io continuerò invece a frequentare, andrò a trovare ogni tanto queste persone che con me hanno condiviso questo cammino e questo percorso. Però insomma, ecco, poi i vari punti di vista sono tanti, insomma, ecco, magari se così era così grave la situazione, Paolo Gatti a maggio mi avrebbe potuto consigliare: Maurizio, non rientrare, la situazione non è più gestibile, facciamo venire il commissario. Invece no, allora il commissario è una iattura. Oggi di colpo il commissario invece diventa una cosa bella. Eh sì, perché si torna a votare tra qualche mese. Beh, non direi tra qualche mese, perché si tornerà a votare, vediamo cosa succede al Parlamento, vediamo quando si vota al Parlamento, e comunque prima di giugno-luglio non avremo il nuovo sindaco sicuramente, perché poi ci sono, quindi parliamo di diversi mesi. E proprio ieri sera ho ricevuto le telefonate di alcuni commercianti teramani molto dispiaciuti, anche molto arrabbiati, che dicono: ma adesso come facciamo, la città già in questa situazione. E l'ha detto bene la signora vestita di bianco, ha descritto molto bene, ha detto: almeno prima c'era lui che tirava, adesso il commissario farà. Vabbè, ma vedremo, guardi, neanche è giusto fare il processo alle intenzioni, no? Magari verrà un ottimo commissario, cosa possibile. Ce l'auguriamo. Questo ce l'auguriamo tutti, e me lo auguro anche io, perché io non voglio il male di Teramo. Immagino voglio il bene sindaco di Teramo. Che appena arriverà il commissario li andrà a conoscerlo, gli farà giustamente le spiegazioni. È un atto dovuto, certo. E doveroso quello di passare le consegne. E di rappresentare soprattutto quelli che sono i progetti da portare avanti con certe scadenze, perché il commissario immagino che non conosca questa città, e quindi è giusto che io gli vada a rappresentare tutta una serie di... E poi sarò a disposizione. Secondo in qualsiasi me il situazione. Sindaco, per fare una battuta per sdrammatizzare, quando vedrà tutte le problematiche che ci sono, rifiuterà l'incarico. No, scherzo, il commissario, diciamo, per definizione svolge attività ordinaria, certo. Non attività. Poi è chiaro che se c'è un commissario particolarmente, magari porta avanti tutto. Io vi devo lasciare perché sono assolutamente 11, sì. È tardi. Di nulla, sindaco, è un piacere. Non abbiamo avuto modo questa mattina di dare uno sguardo ai
siti web, a parte qualche notizia che riguardava ML, ma comunque insomma le notizie sono quelle che abbiamo visto sui quotidiani, anche sui siti. Mariani, PD, mettere in campo un sindaco con il coraggio per amministrare questa città da ML. Insomma, il PD si sta organizzando oltretutto e quindi si cerca di riprendersi la città. Vabbè, legittimo, il PD, legittimo, giustamente. Il PD farà il suo percorso, insomma. Farà quello che deve fare. Con il coraggio di amministrare questa città c'era, vorrei dire a Mariani, forse magari lui non se n'è accorto, però c'era. C'era? Un sindaco che aveva il coraggio di amministrare questa città, ecco. Anche con il terremoto, c'era. Però Mariani lo vuole, che non abbia affetti familiari praticamente e che sia praticamente disoccupato, e cioè allora, deve pensare solo... E allora non lo troverà, va bene. Grazie sindaco, approfitto con lei per salutare i nostri telespettatori, grazie per essere stati con noi in questa puntata di Prima di Tutto, buon proseguimento di giornata.